E allora, torniamo a guardare un po' cosa sta accadendo appunto nelle nostre istituzioni. Intanto oggi il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge costituzionale per l'abolizione delle province. Sono tre articoli in una sola pagina, quindi un testo molto breve, dove in sostanza vengono abolite le province dalla Costituzione, ovvero non ci sarà più, se appunto questo DDL venisse poi anche approvato dal Parlamento, nessun riferimento alle province nella nostra Costituzione. Questo provvedimento segue chiaramente la sentenza della consulta di qualche giorno fa che aveva che appunto aveva decretato incostituzionale il DDL che era stato presentato nel corso del governo Monti, il decreto Salva Italia, che prevedeva appunto anche l'abolizione delle province. Il governo però ha detto oggi Letta si sente vincolato a quell'impegno e quindi ha deciso di portare avanti attraverso un percorso diverso, alternativo, quello che era previsto appunto nel discorso di insediamento del governo stesso, che era appunto quello che prevedeva appunto l'abolizione delle province. Staremo a vedere appunto quali saranno poi i riflessi di questa approvazione, che dovrà essere appunto confermata dal Parlamento, ma ci sono già dei pareri negativi, ovvero il presidente dell'Unione delle Province, Antonio Saitta, ha detto in questo modo si cancellano 150 anni di storia del paese e non si riconquista la fiducia degli italiani nella politica, ma ne parleremo diffusamente nei prossimi giorni. Intanto scalpore ha suscitato, lo abbiamo visto, la dichiarazione del ministro della giustizia Anna Maria Cancellieri, che ha fatto riferimento alle lobby e ha detto sono le lobby a frenare le riforme nel nostro paese. Nel suo discorso il ministro fece riferimento, ormai lo saprete anche voi appunto, anche alla categoria degli avvocati. Gli avvocati hanno manifestato il loro disappunto, tanto da annullare un incontro previsto nel pomeriggio col ministro stesso. E poi oggi hanno deciso di scrivere al presidente del Consiglio Letta e allo stesso ministro Cancellieri, confermando quindi la loro contrarietà alle espressioni del ministro. E in una lettera che oggi è pubblicata dal Corriere della Sera, gli avvocati dicono questo: riteniamo che le ripetute espressioni pubbliche del ministro della giustizia non siano adeguate al suo ruolo istituzionale e gravemente lesive della dignità e dell'alta funzione che la Costituzione italiana assegna all'avvocatura. In conseguenza di ciò appunto è stato poi deciso l'annullamento dell'incontro appunto che era stato previsto. Con vivissima delusione, continuano gli avvocati, abbiamo dovuto constatare come le assicurazioni del ministro fornite circa la collaborazione e il coinvolgimento dell'avvocatura nei progetti di riforma della giustizia siano state completamente disattese. Ma allora, per parlare proprio di questo, noi siamo in collegamento telefonico con l'avvocato Fabio Sportelli, membro della giunta dell'organismo unitario dell'avvocatura. Buonasera. Buonasera a voi. Allora, avvocato, in sostanza voi lamentate, oltre chiaramente alle dichiarazioni, alla natura delle dichiarazioni del ministro, anche questo mancato coinvolgimento nei progetti di riforma della giustizia. Esatto. Il riferimento quindi è quello alla riforma della geografia giudiziaria, giusto? No, non certamente con riferimento unicamente alla geografia giudiziaria, sulla quale il problema non è dato tanto al fatto che occorre una modernizzazione delle piante organiche e degli uffici giudiziari, quanto al fatto che ci sono stati dei tagli orizzontali, che proprio in quanto tali sono dei tagli ottusi, che porteranno a delle situazioni assolutamente insopportabili per molti territori, soprattutto in presenza di criminalità organizzata o in presenza di cattivi collegamenti stradali. Ma non è un problema di geografia giudiziaria, è un problema molto più ampio che fa riferimento a tutti i provvedimenti che riguardano la giustizia. Un paio di settimane or sono il ministro Cancellieri, in un'occasione di un incontro con le componenti dell'avvocatura, aveva assicurato che l'avvocatura sarebbe stata consultata e addirittura coinvolta, come ovviamente deve essere, nei provvedimenti che riguardano la giustizia. Bene, la risposta è stata quel decreto fare, il decreto legge 69-2013, che è stato varato nottetempo, una decina di giorni dopo. Questa è stata la risposta del governo. Una ennesima risposta che non risponde a quelle che sono le offerte che l'avvocatura ha reiteratamente avanzato
per contribuire a modernizzare questo paese e a cercare di porre rimedio comunque alla disastrosa situazione della macchina giudiziaria, e che non hanno visto nessun risultato, perché ripeto, se il risultato è quello di non essere stati consultati e di leggere il decreto sulle agenzie di stampa, se il risultato è quello di sentirsi definire una lobby che frena le riforme, se il risultato è quello di sentire un fuorionda per il quale si va a incontrare gli avvocati dopo che li si è fatti attendere per un'ora e mezza dicendo così ce li togliamo dai piedi, lei capisce che è un discorso complessivo che non va e che ha provocato la reazione, ed è una reazione, come avete visto, unitaria di tutte le componenti dell'avvocatura. Sì. Senta, in merito proprio appunto alla riforma della giustizia, alle proposte fatte dal ministro, che cos'è nello specifico che voi non condividete? Beh, se restiamo al decreto fare, sono numerosi i provvedimenti che appaiono inadeguati, a parte la reintroduzione della media conciliazione obbligatoria, che merita un discorso a parte, ma pensiamo solo al discorso, per esempio, del foro delle imprese, cioè in concentrare in 3 uffici giudiziari in tutta Italia qualsiasi vertenza che veda anche solo come chiamata in garanzia un'impresa straniera che non abbia una da sede, una rappresentanza italiana. Tanto per fare un esempio che anche gli ascoltatori possano capire, prego. Mi diceva un collega del Friuli Venezia Giulia, succederà che il ristoratore di Muggia, per esempio, che compra il pesce a Capodistria e ha una vertenza col suo fornitore, dovrà andarsi a fare la causa assieme al suo fornitore a Milano. O un'azienda di panificazione di Innsbruck che vendesse i prodotti a un albergo di Bressanone in seguito a un'avvertenza per un prodotto non conforme a un mancato pagamento andrà a farsi la causa a Milano, naturalmente pretendendo ed esigendo che la causa venga fatta in lingua tedesca, visto che il foro competente sarebbe stato quello Alto Atesina. Sì. Questo per i tagli, per ridurre i tagli alla spesa fondamentalmente, per quale motivo? Sì, ma in realtà teoricamente questa sarebbe la ragione che viene avanzata. In realtà si creerà tutta una serie di enormi disagi per i cittadini e per le imprese che dovranno recarsi a svolgere la causa a centinaia di chilometri di distanza. Pensi anche ai problemi dei porti. In Italia abbiamo circa 30 porti fortemente attivi. Bene, dei 3 fori che sono stati individuati per le imprese, cioè Milano, Roma e Napoli, solo quest'ultimo è un porto. Tutto il resto, in tutte le altre situazioni, quindi centro e nord Italia, per qualsiasi vertenza che faccia riferimento a un contratto navale, non sono solo i noli, pensiamo anche ai sinistri marittimi, eccetera, dovranno andarsi a fare la causa a Milano. Le pare è chiaro che si creano grandi, grandi difficoltà per i cittadini che debbono ricorrere. Non c'è il minimo dubbio. Esatto, a questi servizi. Per quanto riguarda però la geografia dei tribunali, tra le motivazioni di proposta dell'attuale strutturazione, chiamiamola così, il ministro specificò i criteri in base ai quali sono stati tagliati. Lei ha parlato appunto di un taglio orizzontale. Secondo le indicazioni appunto presenti nel decreto, si diceva appunto che il taglio è stato fatto in funzione della produttività dei tribunali, ovvero sono stati soppressi quelli improduttivi, e quindi, come dire, in realtà c'è una logica. Lei ritiene che non siano davvero improduttivi quelli che sono stati tagliati? Ma dipende sempre dai criteri che si prendono a riferimento. Quali sono? In base a quali criteri è stata stabilita la produttività o improduttività dei tribunali? Sono stati determinati da una commissione che ha prodotto una serie di lavori nei quali eravamo stati invitati anche noi, ma che sono stati a un certo punto, che hanno visto l'esclusione di fatto dell'avvocatura, che non ha potuto interloquire, e sulla base dei quali è stata decisa la soppressione di 31 tribunali, 220 sezioni distaccate e circa 600 uffici del giudice di pace. Vedi, il problema non è tanto il dover modernizzare le sedi giudiziarie, la dislocazione delle sedi giudiziarie, che senz'altro è una misura che andrà attuata, perché risaliamo ancora a un'impostazione ottocentesca. Il problema è che non si è tenuto conto, una volta individuati, dei criteri di massima delle varie situazioni, cioè delle quelle che erano le implicazioni locali, e così da un lato non si è tenuto conto del fatto che ci sono tribunali che hanno delle sedi giudiziarie inaugurate da poco o delle quali in corso di inaugurazione, per le quali si sono spesi milioni di euro, e facciamo riferimento per esempio al tribunale di Bassano o a quello di Chiavari, e che a questo punto sono soldi buttati al vento. Certo che quello osservavamo anche nei giorni scorsi, si possono riutilizzare sedi del genere, non è tanto quello il problema è se viene a mancare un servizio che invece è necessario. Ci faccia l'esempio di qualche tribunale in luoghi strategici che è stato soppresso. Pensate per esempio
Lago Negro, quindi con difficoltà anche di comunicazioni che vedono una viabilità stradale assolutamente inadeguata. Occorrerà, dovranno la cittadinanza in molti luoghi, in molte situazioni, dovrà sobbarcarsi viaggi di un'ora, un'ora e mezza per raggiungere una sede giudiziaria, e anche a questo ovviamente ci sarà anche il ritorno, nell'impossibilità di avere una sede giudiziaria di prossimità. Quindi certamente noi non diciamo che la situazione deve essere mantenuta come è attualmente, perché non vi è dubbio che vada razionalizzata. Il problema è per l'appunto la razionalizzazione, che non è solo indipendenza in funzione di una valenza economica, ma è in relazione anche a quelle che sono le specificità. Sì. Pensi a certe zone dove ci sia una presenza di criminalità organizzata. Ecco, anche lì sono stati soppressi? E se ne va, certamente sì. Quali sono i tribunali soppressi in zone ad alta criminalità? Beh, tutte le zone nel sud Italia, Sicilia, Calabria, Basilicata, sono certamente delle zone nelle quali questa problematica si verrà immediatamente ad evidenziare. La risposta potrebbe essere: quelli non erano produttivi, ma quali sono questi criteri di produttività utilizzati dal governo per decidere? Il numero di cause, il tempo che si è messo per la loro risoluzione, il numero di magistrati addetti, ci sono stati una serie di parametri che penso sarebbe difficile in questo momento noioso elencare. Comunque tenga presente che ci sono stati degli istituti che hanno valutato questi criteri che sono stati applicati e li hanno giudicati totalmente superficiali e inadeguati. Si è detto che i magistrati dei tribunali piccoli, in genere nei piccoli tribunali c'è un solo magistrato, e un solo magistrato quindi si deve occupare di cause variegate, mentre invece nei grandi tribunali i magistrati sono specializzati, e quindi questo aumenta l'efficienza del lavoro. Ma questo è un problema certamente sentito, questa è un'esigenza che certamente va tenuta presente. Tengo peraltro a precisare che questo problema dovrebbe anche incidere su una questione molto più rilevante, che è quello della giurisprudenza quanto mai variegata, e mi limito a dire variegata, che abbiamo in questo paese, cioè il fatto che sia auspicabile una specializzazione e quindi una prevedibilità di giudizio con tutte le conseguenze deflative che questo comporta, avrebbe dovuto far sì, in presenza di una Corte di Cassazione che ha per l'appunto questa funzione, che nel paese ci fosse una serie di indirizzi che vengono seguiti. Viceversa, basta aprire non solo una rivista di giurisprudenza ma anche un qualsiasi giornale per leggere delle sentenze che un giorno dicono bianco, un giorno dicono nero. Questo certamente non aiuta le cose. Quindi quando si tirano in ballo queste esigenze, che ripeto sono, bisogna sempre considerare tante altre variabili. Avvocato, un'altra cosa, lei diceva la mediazione obbligatoria nasce per in qualche modo ridurre il tempo di risoluzione delle cause, soprattutto in ambito civile e per ciò che riguarda poi la fase di appello. Quindi allora per ridurre tutto questo si cerca di evitare di andare direttamente a processo, quindi si è istituito la mediazione civile. Però è stata resa obbligatoria e non facoltativa. Perché non va bene questa scelta? Vede, in Europa non c'è un uguale alla mediazione che è stata reintrodotta adesso dal governo dopo che la Corte Costituzionale l'aveva dichiarata illegittima. E non c'è, perché non esiste una mediazione obbligatoria che sia anche a pagamento. Esatto. Il problema è esattamente questo, è che si raccorda con un altro, con il numero eccessivo di materie per le quali è prevista. Vede, non c'è nessuna difficoltà a prevedere da un lato un tipo di mediazione che preveda una mediazione facoltativa e che comunque, se si vuole gratuita, se si vuole obbligatoria, che però non costi al cittadino. Certo. O che perlomeno veda quello che si paga, che venga detratto poi da quello che si dovrà pagare per ottenere giustizia davanti al giudice. Certo, quindi ordinario. O facoltativa a pagamento, obbligatoria ma gratuita, se proprio si vuole introdurre. Dipende anche dalle materie, perché se per esempio si dovesse discutere, come attualmente c'era anche in precedenza, una mediazione obbligatoria per problematiche ad esempio attinenti al servizio internet, al servizio fonia, eccetera. Sotto questo profilo è facile trovare un'intesa, perché se l'abbonato non è stato collegato per un mese alla linea telefonica, se l'abbonato non ha visto comparire il suo nome o scomparire il suo nome dall'elenco telefonico, in questa maniera si può trovare un'intesa. Ma come si fa a trovare un'intesa di fronte per esempio a un risarcimento medico
magari per centinaia di migliaia di euro, di fronte a una proposta che dovrebbe essere tendenzialmente conciliativa, cioè mettetevi d'accordo, tu offri tanto, tu scendi a tanto, vi mettete d'accordo. Certo. Soprattutto da parte poi di un mediatore che non ha specifiche competenze, perché poi uno dei criteri di questa mediazione è che non deve essere svolta con criteri giuridici, perché dovrebbe essere la cosiddetta applicazione della giustizia sotto l'albero. Esatto. Che può andare bene per determinate materie, ma non per altre. Insomma, questa riforma va rivista su molti punti. Sotto questo profilo avvocato ha avanzato ripetute diverse proposte. Noi speriamo che avrete modo di confrontarvi con il ministro, come capisce una prospettiva di approccio a questi problemi, perché se veniamo visti come un fastidio, come una palla al piede, noi che siamo una componente essenziale, l'altra componente essenziale della giurisdizione, noi che abbiamo una funzione costituzionale, che è quella della tutela dei diritti dei cittadini, se cominciamo così, capisce, non si tratta solo di una voce da sen fuggita. Certo. Questo è l'indicazione di un pregiudizio. Che evidentemente inficia tutto. Speriamo che non sia così. Avvocato, noi dobbiamo salutarla. La ringraziamo, avvocato Fabio Sportelli dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura. Buon lavoro. Grazie a voi, buona serata. Arrivederci.